Allora, oggi ho voluto ricreare il trucco di Charlize Theron, il cacciatore e la regina di ghiaccio. Da quando ho visto questo trucco nella locandina del film sono impazzita, volevo ricrearlo e già sapevo che tipo di prodotti usare, per dire, ecco. Potevo creare un trucco da regina di ghiaccio, tipo tutto sui toni dell'azzurro, toni insomma argentati eccetera, ma siccome lei ha questo make-up splendido nel film, che tra l'altro avendo anch'io gli occhi azzurri, insomma la carnagione chiara, i capelli biondi, sapevo che insomma mi sarebbe piaciuto su di me, ho voluto assolutamente ricrearlo. Quindi il film esce oggi 6 aprile, ma quando vedrete questo video sarà passato uno, insomma 2 giorni, quindi sappiate che il film è già nelle sale. Se volete andare a vederlo, voi sapete che io sono stata fortunatissima e con la Universal Pictures sono volata a Los Angeles, dove ho intervistato sia lei che Jessica Chastain, quindi sono molto coinvolta in questo film e non vedo l'ora di vederlo. Quindi insomma, e spero veramente che piaccia anche a voi questo trucco, che sì, è un trucco comunque forte, ma secondo me è assolutamente portabile, almeno per me lo è, che sono abituata ad essere truccata, ma almeno per me appunto è fantastico, magari per una serata un po' particolare. Quindi io vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia questo trucco, l'ho già detto 76 volte, quindi scrivetemi tutto nei commenti, soprattutto se avete visto il film, andate a vederlo, scrivetemi tutto nei commenti, io vi mando un bacio gigantissimo e alla prossima! Ciao! Iniziamo il nostro make up con Hangover Primer di Too Faced. Questo primer è uno dei pochi che mi piace utilizzare con costanza, perché non ha siliconi, non ha schifezze, quindi non occlude i pori, lascia respirare la pelle, crea una bella base per il fondotinta. Ora applico il fondotinta con la mia Beauty Blender, il fondotinta è l'HT Make Up Forever, che ha una coprenza media, quindi mi piace insomma per questo periodo, e lo stendo appunto su tutto il viso sfumandolo per bene. Poi passo al correttore. Ultimamente non so perché, ma applico prima il fondotinta e dopo il correttore. Ho sempre fatto il contrario, adesso mi piace così. Non chiedetemi perché, va evidentemente così a periodi. E questo è il correttore in crema NYX, con cui mi sto trovando molto bene ed è anche low cost tra l'altro. E poi fisso tutta la base viso con una cipria trasparente, con questo pennello ampio vado a picchiettare tutto il viso. Sapete che preferisco picchiettare piuttosto che stendere il prodotto. Poi con la Hoola di Benefit vado a fare un po' di contouring. Charlize nel video non ha un contouring molto forte, quindi lo sfumo per bene e appunto la terra è molto naturale come colore. Poi blush, questo è della NYX, un blush, no, questo è Kiko, è un blush rosato molto molto naturale ed opaco, appunto perché lei non ha un blush troppo evidente, quindi non volevo esagerare, volevo restare sul naturale. Poi primer occhi, prima di applicare gli ombretti, ormai lo sapete veramente tutte, vado ad applicare la base, questa è Make Up Forever ed è un color carne naturale, vado a stenderla appunto su palpebra mobile e su palpebra fissa e poi la sfumo per bene con le dita. Ora stendo questo Aqua Color, Aqua Cream Make Up Forever, e questo è un oro puro, questo è il color oro più color oro che io abbia mai trovato ed è fantastico veramente, avrei potuto applicarlo anche senza primer sotto e vedete che dà un effetto spettacolare, poi è waterproof, insomma dura secoli veramente. E poi mi aiuto con questo prodotto piatto a lato, in realtà è solo perché la fine del mio ombretto risulti più definita, vado ad applicare un marrone con glitterini dorati nella mia piega, partendo dall'angolo esterno, lo porto fino all'angolo interno perché Charlize ha il colore fino all'angolo interno molto intenso, che la fa sembrare un pochino più regina cattiva, e quindi questo vado a fare anch'io. E poi prendo, siccome questo marrone era un pochino troppo chiaro rispetto al trucco che ha lei, vado a prendere un altro marrone un pochino più scuro e molto più freddo, quindi è quasi un nero, e lo applico sopra e poi anche lungo tutte le ciglia inferiori, vado prima con il marrone scuro, faccio il contrario, e poi con il marroncino un pochino più chiaro con glitterini dorati. Stessa cosa qui, prima marrone scuro e poi marroncino più chiaro con glitterini dorati che riprendono l'oro che abbiamo sulla palpebra mobile.
Ora pennello pulito da sfumatura e vado a sfumare per bene il tutto, soprattutto la parte superiore, quella inferiore la lascio un pochino più definita perché il suo trucco è molto definito sulla parte inferiore, quindi mi concentro sull'ombretto nella piega. Ora con un bel illuminante dorato vado a colorare l'arcata sopraccigliare. Poi ne prendo un po' con il mio pennellino a penna, che è più preciso, e lo stendo anche nell'angolo interno per illuminare anche l'angolo interno e sfumare e sfumo bene il colore con l'ombretto marrone. Ora matita nera, rigorosamente matita nera, super scrivente all'interno dell'occhio. Questa è di Too Faced, ormai è veramente agli sgoccioli, mi rendo conto, ma la uso finché posso perché amo questa matita e quindi sto attenta anche a sfumare per bene il nero con il marrone che abbiamo sotto sulla linea delle ciglia inferiori. Poi eyeliner, questo è un eyeliner a pennarello, Deborah Milano, non ha schifezze, ha ingredienti insomma che appunto non contengono siliconi, robe varie, e soprattutto io vi consiglio, se siete un po' imbranate con l'eyeliner, usate sempre un eyeliner a pennarello perché sono i più facili veramente da usare, e questo lo stendo in modo molto sottile e poi lo rendo un pochino più spesso verso la fine, ma davvero poco. Ora sopracciglia, questa è la matita automatica Urban Decay, il colore è blonde, e vado a stenderla per riempire tutti gli spazi tra le mie sopracciglia e per allungarle un pochino, quindi continuo così, ho velocizzato il tutto altrimenti sarei stata qua delle ore, e poi con il pennellino che sta dall'altra parte della matita vado a pettinarle verso l'alto. Ora mascara, sapete che lo utilizzo, che lo applico solo sulle ciglia inferiori perché ho l'extension sulla parte superiore, non sono mie quelle ciglia purtroppo, ahimè, e quindi stendo il mascara sulle ciglia inferiori, questo è di Debbie. Ora rossetto, stendo questo che è un rosa molto acceso, cioè non molto acceso, ma è un rosa confetto molto chiaro, questo è di Yves Saint Laurent, e mi piace molto con questo trucco, in realtà questo rossetto lo adoro, ma il trucco che ha Charlize, il rossetto che ha Charlize è un pochino più nude, quindi poi vado ad applicare questo Melted Nude di Too Faced sopra per renderlo un pochino più naturale. E questo è il nostro trucco di oggi, ragazze, che spero vi sia piaciuto, vi mando un bacio gigantissimissimo e alla prossima!